Ehi, vi sto vedendo un po' troppo rilassati. Vi ricordo che è ufficialmente iniziato il calciomercato e che il nostro primo obiettivo è quello di vendere, vendere, vendere. Social media stalker, che notizie mi porti? Direttore, sto seguendo una pista caldissima! Vinicius alla Lazio! Scusa se mi intrometto, cioè, lo Tito spenderebbe... questo lo dici in base a... Ascolta attentamente, Vinicius ha lasciato un indizio social importante nel suo ultimo post di Instagram. Guarda questa foto, vedi? E cosa devo vedere? È Vinicius seduto sul letto. Zoomando sul letto, vedi la targhetta? C'è scritto Reflex. E dopo alcune ricerche ho scoperto che questo materasso è prodotto da un'azienda italiana con sede all'Aquila. E che c'entra la Lazio? L'aquila è il simbolo della Lazio. Tu hai talento, ragazzo, non c'è che dire. Io qualcosa da dire ce l'avrei, ma rischierei il penale se lo facessi. Ah, visto che il tuo collega a differenza tua lavora tanto e seriamente, per qualche giorno gli darei una mano con le notizie per il web, che da oggi cominceremo importanti collaborazioni. Al lavoro, su! E certo, direttore, come posso aiutarti? Io mi occupo dei social, tu puoi aiutarmi scrivendo i titoli per le notizie della prossima settimana. In che senso? Non ho capito, quali notizie? Tipo, che ne so, Marotta ha deciso, un top player per Inzaghi, oppure Allegri può sognare, dalla Spagna arrivano conferme. Di cosa? Di chi? Non importa, la cosa essenziale è pubblicare queste notizie ogni 20 minuti. No, aspetta, fammi capire, noi scriviamo queste notizie in cui non c'è nessuna notizia per fare cosa? Abbiamo stretto diverse collaborazioni con pagine di calcio non ufficiali. E quali sarebbero? Pagine come I Mai Stati in B, Fuoco Rossonero, I 38 sul Campo, Core Giallo Rosso, I Maradoneti. I Maradoneti? E queste pagine ci pagano? Lo pagano per scrivere notizie clickbait? Senti, ognuno ha la sua politica, la loro è pubblicare titoli per indurre gli utenti a cliccare. Ora forza, mettiti al lavoro che tra poco dobbiamo inviargli il materiale. Maldini scioglie ogni dubbio, sarà lui il rinforzo a centrocampo, così? Perfetto! Che bello il giornalismo sportivo. Mourinho punta tutto su di lui, Friedkin fa sognare i tifosi. Hai talento, ragazzi! Odio l'estate.